Prego. Se vediamo prima effettivi, se c'è qualche novità, soprattutto Bottani. Sì, Bottani si è allenato ieri abbastanza normale, quindi sicuramente lo porteremo dietro. Ci sta anche da Prelà che aveva un problema al coccige, però anche se c'è un po' di dolore lui sarà anche dalla partita. Abbiamo Abubakar che ha un problema, un dolore alla costola perché ha preso un colpo sabato scorso, quindi lui fortemente non ci sarà. Poi c'è Guidotti ancora che ha problema con la caviglia. E poi ci sono sempre ancora i Cash Cash e i Maric che non sono a disposizione. Quindi Abubakar no, capito? Normalmente Abubakar no. Okay. Mister, dopo la sconfitta molto strana col Servette, quello che avete perso, non sono per quell'errore inizio partita, lei 3-4 giorni dopo ci aveva detto ancora adesso, insomma, sono dispiaciuto, è stato un brutto weekend, non sono riuscito a digerire quella sconfitta. Questa sconfitta col Vaduz è stata più facile o più difficile da digerire? Per come è arrivata? Sicuramente ogni sconfitta dà fastidio, però credo che per chi ha visto la partita non può dire che il Vaduz ha giocato meglio del Lugano. Penso che, se no, io ho visto un'altra partita. Il Vaduz è andato a fare il Lugano di turno, è andato a difendersi in oltranza. Noi non, forse col San Gallo abbiamo difeso così basso e o con Losanna nel secondo tempo, però il Vaduz ha difeso quasi per tutta la partita, ha tirato due volte in porta, nello specchio della porta, e ha fatto due gol, che poi il secondo gol è su un errore arbitrale perché non c'era calcio d'angolo. Però anche su calcio d'angolo non è che si doveva prendere gol per questo, quindi lì abbiamo difeso male. E poi c'è stata un'invenzione del giocatore Sisek sul primo gol, bravo lui a reagire più presto di altri e ha fatto un bel gol. Noi abbiamo anche avuto le nostre opportunità, soprattutto con Guerrero di testa e poi con Sabatini soprattutto al secondo tempo sul primo palo, che se andava dentro nessuno diceva niente. Credo che la partita poteva anche concludersi col pari. L'abbiamo persa e è chiaro che dispiace perché era una partita da non perdere sicuramente. Però ecco, domani ci tocca giocare contro un Basilea rigenerato, che si è ripreso, ha fatto 6 partite a 11 punti. Ha realizzato 14 gol, quindi sappiamo cosa ci aspetta. Ha subito anche 7 gol, però ha realizzato 14 in 6 partite. Noi attualmente non riusciamo a segnare gol. Ecco, ha parlato del gioco, ecco, della differenza che effettivamente secondo lei, ma anche secondo noi penso, non ci sia stata in termini di bellezza di gioco. Ecco, il presidente alla prima partita ha fatto questa dichiarazione un po' forte sul gioco del Lugano. Le sembra ingenerosa, diciamo così, visto anche la qualità del gioco alla fine in Svizzera, che non è che, ecco, il Vaduz pratichi un gran bel gioco, segna su corner, fa la sua partita difensiva, Zionieri fa un rinvio al portiere, va in fascia, la mette in mezzo, segna. Insomma, non è che si può parlare di bel gioco, diciamo, in generale. Le è sembrata magari ingenerosa questa critica nei confronti della sua squadra? Non vorrei esprimermi su questo, è un giudizio del presidente che posso accettare. Ognuno ha il suo modo, parere di vedere la partita. Io so che il Lugano ha avuto tantissima palla, ha fatto circolare palla, e il problema è che non ha trovato i sbocchi nell'ultima zona, quindi zona 3, non ha trovato quel passaggio filtrante per andare a fondo campo e fare cross poi per i nostri attaccanti o chi si trova sotto porta. Fino in zona 2 cerchiamo di giocare bene, abbiamo abbastanza giocato bene, però è l'ultimo terzo che ci è mancato proprio questo passaggio filtrante. Ecco, ci abbiamo avuto una con Sabatini su Guerrero, che normalmente questa palla che stava andando dentro, è stato bravo il portiere, anche se lui non sa come ha fatto a parare questa palla.
è così, non è che ci sta girando veramente bene, anche degli episodi, perché la partita di Vaduz sono stati degli episodi a favore loro, a disfavore nostro, e quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa ancora in più, se possiamo, per far sì che gli episodi siano a noi favorevoli. Però per questo dobbiamo forse metterci ancora più di zampino. È questo che cercheremo di fare domani, anche se domani ci tocca una partita molto, molto difficile a Basilea. In questi ultimi 20 metri, da chi si aspetta qualcosa in più? Dai centrocampisti sul passaggio filtrante, dagli esterni? Perché anche la Lancia ha faticato molto, secondo te? È un tutto, è un movimento, è un feeling tra i giocatori, che si capiscono chi deve andare nello spazio, chi deve correre nello spazio, non trovarsi in fuorigioco al limite, è la palla che arriva nel momento giusto. E poi si deve anche vedere la giocata. E quando c'è una squadra che difende veramente bassa, come l'ha fatto il Vaduz, che è quasi stata sempre sui loro 16 metri, di profondità ce n'è poca. E quindi si deve, con dei 1-2, dei strategici così, arrivare a poter passare. Però si sa che diventa difficile quando ci sta due catene di 4 o anche una catena di 4 e una di 5 che ti fende veramente basso, diventa molto molto difficile, quindi ci vuole qualche volta un tiro da fuori aria con una deviazione che possa indurre il portiere a fare l'errore. Però si deve creare anche questo, si deve creare questo errore all'avversario. Poi si può trovare anche la punizione, si può trovare i calcio d'angoli, però i calcio d'angoli anche lì dobbiamo essere molto più bravi, perché ultimamente anche i calcio d'angoli non è che li stiamo tirando molto molto bene. Questo presidente, però, è una squadra da rifondare. Anche tu hai la sensazione che è un po' non parlo di questo oggi, perché ancora una volta abbiamo ancora 3 partite da giocare. E quindi non vorrei assolutamente trattenermi su queste cose qui, perché abbiamo 3 partite da giocare e i giocatori devono essere ancora motivati a giocarle. Un'altra cosa, non ti cito il presidente, ti dico: è possibile che qui a Lugano i giudizi siano dettati troppo dall'emotività? Ma le emozioni ci vogliono, penso che sia anche importante avere emozioni. Le emozioni fanno sì che il calcio è fatto di emozioni, che sono positive o negative, però le emozioni ci devogliono. Anch'io sono una persona molto emotiva, cerco di controllarmi durante le partite il massimo possibile. A volte ci sta che io dica qualche cosa, però credo che le emozioni, soprattutto da parte dei giocatori, la voglio vedere anche di più, perché credo che anche lì potremmo fare un passo in avanti, avere molto più emozioni su diverse cose, nel gioco, se uno non fa come deve, riprendere il giocatore, non lasciare andare, far capire a tutti che abbiamo bisogno di lui. Per non mollare, per non perderlo durante la partita, quindi anche lì ci sono emozioni da avere, però ci sono anche le emozioni quando le cose vanno bene, quando uno salva su un tiro, che blocca un tiro, il portiere che fa una gran parata, complimentarsi, dirgli bravo, applaudire, o quando facciamo una grande azione sotto porta avversaria, essere entusiasti. Queste emozioni, queste voglio vedere, queste mi auguro che ci siano. Però è chiaro che all'intorno, spettatore, eccetera, le emozioni ce l'ha. A volte, subito dopo la partita, è chiaro che si vedono le partite a volte in un'altra maniera, e poi quando si riflette un attimino, 24 ore dopo, la partita prende un'altra piega, ecco. Ah, il mio lavoro. Ancora una volta, ognuno ha diritto di valutare il mio lavoro come lui pensa che sia giusto.
però credo che alla fine sono anche certi i fatti che fanno stato. Io credo che il giudizio deve essere fatto nel complesso. Il lavoro, c'è la parte del risultato, poi c'è anche un'altra parte che è il lavoro svolto durante la settimana, durante la stagione. Son diversi i risultati che poi fanno stato. La coesione nel gruppo, son tante le cose che sono importanti, non sono il risultato stesso, perché noi oggi potremmo avere 10 punti in più senza problemi, con le stesse partite giocate. Non li abbiamo, però potrebbe anche essere così. Però il lavoro in sé è sempre lo stesso. Sei tranquillo, sei cosciente che hai fatto tutto quello che potevi al massimo? Ah, di questo sì. No, io cerco sempre di dare il massimo, che sia negli allenamenti, che sia nel prepartita, dopo la partita, in come gestisco il gruppo, eccetera, cerco di dare il massimo, pensando sempre di essere nel giusto. A volte si può anche sbagliare, e credo che anch'io sbaglio, e credo che sugli errori si possa anche crescere. Io credo che si cresca moltissimo su... A volte delle partite negative si può crescere anche, perché si deve andare a analizzare ancora delle situazioni importanti. Quando le cose vanno bene, le analisi sono differenti. Non per me, per tanti però, perché vedono il risultato. Però per me non può essere solo il risultato che conta, devo vedere anche l'analisi, come è stata la partita, dove avremmo potuto fare meglio, perché siamo arrivati a un risultato importante o qual è stata la situazione, perché abbiamo perso una partita. E quindi analizzare bene la situazione, anche i cambi. Io credo che non ho fatto sempre i cambi giusti, ma ci sta. Però quando faccio il cambio, penso di essere nel giusto. Poi alla fine è chiaro che... il risultato per causa di questo può cambiare qualcosa, a volte in positivo, a volte può essere anche negativo, però nel momento stesso si pensa di fare la cosa giusta. Questo giorno hai detto sbagliato parlare di Europa, di vice campioni, è davvero sicuro di aver sbagliato, nel senso, tu non è stato un tentativo di dire a tutto l'ambiente cresciamo un pochino, proviamo a crescere, cioè facciamo un passo in più, e se tu hai fatto era il momento di dirlo, questa è la domanda, era il momento di dirlo, potevo anche dirlo all'interno del gruppo eventualmente, senza dirlo qui davanti a voi, giusto o non giusto, è chiaro che ognuno cerca di volersi migliorare anche nel risultato, nella classifica. Però ancora una volta io faccio parte di un gruppo e io dipendo anche dai giocatori. Io come allenatore da solo non posso far niente, io dipendo dai giocatori. E i giocatori soprattutto devono avere questa convinzione di voler fare un ulteriore passo. Io posso solo inculcarli questa mentalità. Alla fine però sono i giocatori che entrano in campo e cercano di dare quello che sanno dare in quel frangente lì. Però alla fine noi allenatori siamo dipendenti anche del gruppo che abbiamo a disposizione. Sono loro che devono volerlo fortemente. E questo, il mio compito è di cercare di dargli quella carica massima che ci credono anche loro. Però loro ci devono credere. Io posso dire quanto voglio, però se loro non ci credono, alla fine... un risultato veramente importante, quello che io penso si possa fare, non si arriva a fare. Non ci hanno creduto abbastanza. Non ci hanno creduto abbastanza, o tu credevi più di loro? Ma questo non posso dirlo. Se si vede la partita del Zurigo, allora credo che il massaggio ne è passato.
col Vaduz, questa voglia di far bene c'è stata, quella corsa l'hanno avuta, e sono poi episodi che hanno fatto sì che la partita è bascolata da una parte, quando non era neanche necessario. Cioè, i giocatori dovrebbero, a livello di emozioni, avere lo stesso atteggiamento che hanno avuto nel secondo tempo della partita persa contro il Servetti in 10, perché quello è stato un bel secondo tempo a livello di emozioni che non si sono poi viste né contro lo Zurigo e in parte. Sì, ma io sono convinto che col Servetti 11 contro 11 avremmo vinto la partita. Sì, però l'atteggiamento, a livello di emozione, la voglia di arrivare prima. Sì, ma questo l'hanno anche voluto contro il Vaduz, perché hanno cercato in tutte le maniere di passare questa muraglia Liechtenstein-Oise. Quindi hanno cercato di passarla questa muraglia, e che è mancata anche un po' di qualità nell'ultimo gesto, quando Lungoi è passato, è andato a fondo campo, ha messo la palla indietro, il portiere ha saputo prenderla, quindi a volte manca una piccolezza per far sì che poi arrivi il gol. È che sottoporta questa cattiveria anche fuori aria, dopo se si vede la cattiveria di Sisse quando ha tirato e ha segnato, lì c'è stata cattiveria, lui voleva segnare, lui era talmente arrabbiato che non aveva giocato per tanto tempo come da titolare, che non aveva fatto da tanto tempo, non aveva fatto più gol, lì si è vista tutta la rabbia che ha avuto a volerla buttare dentro. È questo che dobbiamo avere, è questo che dobbiamo avere. Quando abbiamo un'occasione dobbiamo avere veramente questa cattiveria di buttarla dentro, perché ancora una volta noi non ci creiamo così tante occasioni come altre squadre, come gli Young Boys, come Servette, come il Basilea o altre come Lucerna. Il Lucerna primo tempo contro il Servette doveva perdere 2-3-0, alla fine vince, quanto ha vinto? 3-0? Ha vinto 3-0. Chi se ne frega del primo tempo? Però il Servette, se segnava nel primo tempo, sicuramente vinceva la partita. Però è lì che io vedo i gol del Lucerna, quello che ha fatto l'1-0, Ugrinic, è stata questa volontà di prendere palla, metterla sul sinistro e voler segnare questo gol, Si è vista la rabbia di voler veramente centrare la porta e andare in conclusione e voler far gol, anche se il primo tempo era del Servette. Ma è una rabbia che va anche per qualità di qualche tuo giocatore, o perché a salvezza tranquillo? Questo non lo so, non posso rispondere io a questo, sono i giocatori che possono solo rispondere a questa domanda. Io mi auguro, naturalmente io mi auguro che non sia così, che vogliono ancora finire il campionato il più degno possibile. Però ci stanno 3 partite che ci aspettano, non facili. Prima di tutto col Basilea fuori casa, che si gioca al secondo posto, e poi abbiamo il Sion che si gioca la salvezza, e poi abbiamo ancora Lucerna che sta facendo, ultimamente adesso sta facendo veramente bene, anche se degli episodi sono stati veramente favorevoli. Hanno iniziato qui col 3-2 contro di noi e hanno continuato con la Coppa quando hanno vinto 2-1, quindi tantissime cose gli stanno girando bene. Però se per far girare bene una cosa devi tu anche far qualcosa, e noi forse oggi non stiamo facendo abbastanza, e io mi auguro che per queste ultime 3 partite possiamo tirarci insieme e farlo per quello che abbiamo fatto durante tutto il campionato. Questo è il mio augurio che posso fare a me, al gruppo e per il Lugano. Però ancora una volta, alla fine deve volerlo veramente fortemente il gruppo, e credo che io mi auguro per chi entra in campo e poi anche subentra possa veramente dare il massimo. Alla fine più di questo non posso dare, però posso andare a uscire a testa alta. Se invece avrei potuto qui e avrei potuto qua, lì avrei anche potuto fare qualcosa per aiutare, e qui avrei potuto fare ancora un metro in più, significa che non stai dando il massimo. Quindi
capire cosa vuol dire il massimo. Il massimo si pire, essere stremito alla fine della partita, uscire stremito dal campo, non farcela quasi neanche più a parlare. Questo è dare il massimo. Ma quindi lei ha visto qualcuno che non ha dato? No, no, io voglio solo far capire ai giocatori cosa significa dare il massimo. Dare il massimo è questo, avere crampi. Avere crampi all'85esimo minuto perché ho dato tutto, ho dato tutto. Poi non è che devo avere sempre crampi, se no escono tutti quei crampi. Però alla fine della partita devo veramente essere cotto. Per quello facciamo anche gli allenamenti. È vero che ci stanno posizioni e posizioni dove uno corre di più dell'altro, i centrali fanno meno sprint che quelli che stanno sulla fascia, eccetera. Sono le posizioni anche che fanno stato, non tutti quanti hanno la stessa situazione, però la voglia veramente di dare tutto, aiutare il compagno, fare di tutto per arrivare a un risultato positivo per il gruppo, credo che sia una cosa bella, e anche per questo ci siamo allenati durante tutti questi mesi, perché alla fine abbiamo fatto tantissimi allenamenti. Anche il recupero fa parte di allenamenti. Magari dei giocatori che la situazione magari fuori dal campo, non lo so, è la questione della cessione della società, il tuo ruolo, il fatto che non è ancora chiaro quale sarà il tuo ruolo, o il ruolo dell'allenatore in futuro, possa in qualche modo aver inciso, influenzato poi l'atteggiamento dei giocatori, possa in qualche modo non permettere loro di essere come vuoi tu, di riuscire veramente a dare questo 100%, 120%. Ma ancora una volta, quel raduno che abbiamo fatto, posso solo ancora ribadire che non c'è stato una polemica. Questo che voglio dire ancora una volta, è stato un discorso costruttivo dove veramente se uno aveva bisogno di dire qualcosa la poteva dire senza problemi, anche perché... deve essere così, in famiglia è così, quando ci sta qualcosa da dire è meglio dirla che non dirla, perché poi alla fine esce fuori lo stesso. E credo che è difficile sapere effettivamente cosa i giocatori possono risentire per la situazione attuale della società. Io posso solo dire da parte mia, io sono molto tranquillo, perché veramente non sto pensando a quello che è il contratto, sto concentrato su quello che è la situazione del campionato, di voler veramente finire bene, bene una stagione che per me è stata una bellissima stagione, perché ci ha dato veramente tantissimo, e credo che poterla finire bene gratifica, è una gratificazione, e io credo è questo che io ho cercato di far capire ai ragazzi, che alla fine del campionato si parlerà poi anche di queste ultime partite più di quelle che ci sono state prima, eccetera, perché sono più vicine, e credo che è questo importante capire. Poi non posso capire come l'ha presa un giocatore o l'altro per la situazione attuale della società. No, no, per questo loro non hanno parlato. Abbiamo parlato di come si poteva eventualmente ragionarci meglio, il fatto di quando abbiamo possesso palla, gli aspetti tattici, possiamo migliorare ancora, come possiamo fare allenamenti, dove possiamo ulteriormente capirci meglio in campo. Però ecco, lavoro tattico ci vogliono
delle settimane, sabato a sabato, una partita. Quando si fa la partita il mercoledì e il sabato, tatticamente è difficile poter lavorare durante la settimana. Quindi anche questo ci è mancato un attimino. Però certi schemi si sanno, li abbiamo fatti in passato. È vero che quando non vengono rinfrescati, a volte qualcuno si dimentica o si perde un attimino. E quindi rinfrescare un attimino la memoria è quello che volevano dire, poter rinfrescare un attimino la memoria. Però ci vogliono, ecco, come questa settimana, dove poi finiamo venerdì, a venerdì si potrebbe di nuovo fare una seduta di tattica. Quindi ci vuole anche il tempo per farlo. E poi non si può fare tattica da martedì a domenica, perché sennò diventi matto. Però sicuramente non è l'ideale, è ovvio, perché sono anche 8-9 giocatori a fine contratto, questo si sa. Poi ci sta uno o l'altro giocatore che ha ancora contratto, però è possibile che possa partire. Quindi questa situazione qui sicuramente c'è. Però io cerco di far capire a loro che questa cosa qui non possiamo influenzarla. L'unica cosa che possiamo influenzare è la partita la domenica, o mercoledì o il martedì, quando che è l'unica cosa che possiamo dettare con le prestazioni, con i risultati positivi e niente. Il resto non possiamo influenzarlo. Sono altri che lo influenzano. Bella cosa che tu dici, mi piace questa cosa qui, spero che veramente hai ragione in questo. Però noi ci vogliamo credere, vogliamo andare lì e fare sicuramente la nostra gara con i mezzi a disposizione che abbiamo e sperare in un colpaccio come vieni a dirlo te adesso. No, si deve essere ottimisti, però si deve anche essere ragionevoli in tutto quello che si fa sicuramente, però l'ottimismo è importante, credere ancora nelle qualità del gruppo sono importanti, io per primo e poi mi auguro il gruppo, i giocatori nel gruppo stesso, con le nostre caratteristiche, non possiamo andare a stravolgere adesso tutto il nostro gioco e andare lì a rambaggio e cercare di proporre un calcio spumeggiante, eccetera, eccetera. Abbiamo di fronte una bella squadra che sicuramente cercherà di metterci sotto e noi cercheremo di contrastarli, di metterli in difficoltà con i nostri mezzi a disposizione e con le nostre qualità. E cercare di fare il miglior risultato possibile, naturalmente. Lo sappiamo anche noi che in 3 partite dove abbiamo fatto col Basilea ne abbiamo vinto 2 e pareggiata 1. Questo dovrebbe già essere una grande carica per noi, che abbiamo le qualità e le possibilità di poter fare risultato. Posto?